Sonnata, scendevo le scale mobili della metro. Mi dirigevo verso la porta automatica d'entrata e lì c'era una nonna e la sua nipotina. Ad un certo punto la bambina comincia a osservarmi e chiede alla nonna: «Cosa le è successo?» «Cosa?» «Quella ragazza», segnando, «quella ragazza non ha una mano!» Entriamo fra il grande brusio, le tante persone. La bambina cerca di farsi spazio tra le ginocchia della gente per scorgere quello che effettivamente non c'è. Ad un certo punto la nonna le risponde, un po' imbarazzata: «Si è fatta male, non guardare». «Beh, gentile signora, non è propriamente corretta la sua risposta. Io sono Fabia e sono nata così. Lei è la mia manina. Ci sono alquanto affezionata, sì. Fa diversi compiti, tra cui prendere le cose, a volte scrive e fa appunto tutte queste cose assieme. E ha delle piccole ditina per i più curiosi. E sono una persona molto pragmatica. Un paio di settimane fa, durante il consueto appuntamento via Skype con mia madre, discutevamo del più e del meno, e ad un certo punto intervenni con questa frase: proporrò un argomento che non sia né pietoso o definitosi speciale, dunque andrò a raccontarvi la storia delle 3C. Bene, c'era una volta il cambiamento, sostantivo maschile, passaggio da una condizione all'altra, quando una situazione o una cosa muta assume un aspetto nuovo. Perché ad un certo punto ho preso in mano le redini della mia vita, ho deciso che era l'ora di cambiare, di prendersi del tempo per se stessa e trovare una soluzione accessibile per me stessa, attraverso appunto un ausilio magari tecnologico, un dispositivo medicale, pensato fino a quel momento possibile solo oltreoceano, preferibilmente in America. Mi sbagliavo, perché improvvisamente ha fatto capolino la conoscenza, sostantivo femminile, apprendimento e facoltà di percepire. E mi accorgo ora che se non avessi frequentato la scuola Holden e in specifico il corso di narrazione del reale, ora non sarei qui, perché parole sono entrate nella mia vita come l'open source, community, Fab Lab, stampanti 3D e si possono costituire tutte assieme in un unico nome, che è un'associazione no profit globale che si propone di aiutare il prossimo attraverso dei dispositivi biomedicali. E se da una parte quindi noi umani abbiamo questa necessità di rendere partecipe qualcun altro del proprio cambiamento, dall'altra c'è anche la possibilità di rendere accessibile questa conoscenza attraverso una bellissima parola che è condivisione, sostantivo femminile, dividere con gli altri, accettare e proporre idee, perché questo è stato, diciamo, un viaggio che è stato confluito in un diario che ha raccontato eventi, ha raccontato i volontari che ci sono dentro. C'è stata una maggiore attenzione, una maggiore schiettezza ad alcune parole, come la parola «sei speciale», che molto spesso viene detta alle persone disabili. E infatti da bambina mi veniva detto «sei una bimba speciale». Ma non è che questa parola è sinonimo di «oh, poverina, mi dispiace», quando la paura non supera l'incontro, quando ciò non lo consideriamo normale, ma esiste la normalità. E quindi, ritornando un po' indietro, a quando rispondere a quei bimbi è complicato e deve essere per forza una bugia, non potrebbe essere qualcos'altro, quando le 3C collaborerebbero attivamente benissimo assieme e formerebbero qualcosa di bello? E allora, un po' di tempo fa, ero con Sara e la sua mamma. Eravamo tutte e tre sedute su quelle sedie piccole, coi tavolini piccoli alla stessa altezza. Sara mi guarda, è incuriosita dalla mia manina, vuole toccarla, un po' come noi adulti osserviamo ma stiamo lontani. E ad un certo punto quello che fa la madre di Sara è raccontare una semplicissima storia. È un incantesimo fatato, la sua manina è una bacchetta. Fabia può decidere in base alle situazioni se lasciarla piccola o allungarla, come la tua. Ed è con mio grande piacere
quindi presentarvi Giancarlo Orsini, cofondatore dell'Open Biomedical Initiative. Grazie. Io vorrei raccontarvi una storia, la storia di Open Biomedical Initiative. E questa storia parte da molto lontano, parte dall'India, un paese straordinario, fatto da oltre 1 miliardo di persone. In India il tasso di natalità è elevatissimo, ci sono tanti bambini. E quando si parla di grandi numeri si rischia sempre di dimenticarsi dei singoli. In India c'è anche una bambina che si chiama Krishma. Krishma è una bambina come Fabia. Quando nasce Krishma, un angelo si dimentica di dargli una mano. Questa bambina però fa una vita normalissima nel quotidiano, ma questa bambina ha fortuna di avere 2 genitori straordinari che la mandano a scuola, la fanno studiare. Un giorno la mamma prende Krishma e gli dice: guarda, ti devo dare una bellissima notizia, a breve avrai un fratellino. E Krishma ovviamente è contentissima, perché avrebbe sempre sognato di avere un fratellino con cui giocare, con cui condividere. Però dal primo momento della prima felicità si tramuta anche in un momento di tristezza, perché Krishma sa che quando quel fratellino fosse nato non avrebbe potuto abbracciarlo come un bambino normale. Normale è una parola da togliere nel vocabolario. Ma in questo caso Krishma dice: come posso fare? La fortuna di Krishma è in questa storia è di avere un amico. Un amico che è a studiare in India, è un ragazzo che si chiama William. E William ha una caratteristica: come molti ragazzi del giorno d'oggi, conosce molto bene la tecnologia. Usa internet, usa i computer, usa queste tecnologie che abbattono i confini. E allora a William gli viene un'idea: perché Krishma non andiamo su internet e cerchiamo la soluzione al tuo problema? Iniziano a scrivere, a raccontare la storia di Krishma e molti gli portano delle idee. Il problema è che erano idee praticamente valide, ma totalmente inutilizzabili da Krishma. Ci sono delle mani bioniche nei paesi sviluppati, ma il costo di una di queste mani è il costo di una casa in India, quindi Krishma non avrebbe potuto averla. In questo mondo, grazie alla rivoluzione che è arrivata 20 anni fa di internet, si sono abbattuti i confini. Tutte le persone possono parlare tra di loro, non c'è differenza di sesso, di razza, di credo. E molti ragazzi sono collegati non solo per giocare, ma per condividere idee. E vedete, da queste idee alcuni ragazzi in giro per il mondo si mettono insieme per risolvere il problema Krishma. Perché? Perché l'idea è quella di costruirgli una mano, di progettarla, di pensarla. E infatti iniziano questo lungo percorso e si scambiano idee con differenze di fusi orari, con differenze di lingue, con differenze di strumenti, ma hanno un unico obiettivo: realizzare per Krishma quell'opportunità, fargli abbracciare quel fratellino. E questa sfida diventa sempre più entusiasmante, tanto è vero che non c'era un attimo in cui queste persone non dialogassero tra di loro, nei momenti, negli intervalli a scuola, piuttosto che nelle serate, a casa. E arriva finalmente la magia. Riescono a progettare e disegnare una mano per Krishma. Iniziano a dargli forma, però iniziano anche i primi contrasti. No, secondo me sarebbe meglio farla così. No, secondo me sarebbe meglio farla così. Pensate, la prima tematica era il colore da dare a questa protesi, a questa mano accessoria. E la cosa bella è che nel processo c'era anche Krishma. E Krishma diceva: non preoccupatevi di questo. Per esempio, i miei colori preferiti sono il bianco e il blu, vanno benissimo. Altro problema risolto. E allora prende sempre più forma questo progetto. Prende talmente forma che una sera finalmente condividono che sono arrivati a destinazione. Hanno disegnato una protesi, una mano meccanica per Krishma. La condividono. E poi si pone subito il problema successivo: come fare a portare questa mano a Krishma in questo paese dell'India? Beh,
scrivono su internet e riescono a trovare vicino al paese una straordinaria invenzione, la quarta rivoluzione industriale. Trovano vicino al paese dove è nata Krishma una macchina che si chiama stampante 3D. Grazie a questa stampante 3D, questi file prodotti in giro per il mondo vengono messi insieme, confezionati, lanciati, mandati su questa macchina, e questa macchina in un giorno stampa e realizza una protesi per Krishna. Questa protesi prende il nome di Will, proprio da quel ragazzo che ha dato via a questo progetto. È una protesi molto basica, molto banale, ma che fa la differenza proprio per questa ragazza. Tant'è vero che da lì a qualche mese nasce il fratellino a Krishna. E Krishna ovviamente è felicissima perché riesce innanzitutto a realizzare un sogno di avere un fratellino, e come seconda cosa non meno importante lo può abbracciare come un qualsiasi altro bambino. Però vedete, Krishna è una ragazza molto intelligente e purtroppo nell'ospedale, nel piccolo ospedale dove è nato il fratellino di Krishna, ha visto cose che dalla grande felicità e stupore di avere una mano si tramutano in tristezza. Ha visto alcuni bambini nascere in maniera prematura e non vedere il secondo giorno di vita, perché in quei paesi mancano le attrezzature di base. E allora Krishna dice: ma perché non poter dare a questi bambini un futuro e la stessa opportunità che avete dato a me? Scrive su internet a questa community che nel frattempo si è formata, che si chiama Open Biomedical, e dice: possiamo garantire e dare un futuro a questi bambini? Provate a progettare una macchina che gli dia la possibilità di sopravvivere. La macchina del futuro, i bambini sono il futuro. Ed è per questo che grazie a Krishna, a tanti volontari, alla tecnologia, 2 settimane fa prende forma Bob, la prima incubatrice prenatale al mondo stampata con una stampante 3D. Pensate, grazie a una macchina come questa potranno avere futuro tante creature che altrimenti rischierebbero di non vedere il secondo o terzo giorno di vita. Tutto questo è dovuto grazie a che cosa? A internet, alla stampante 3D, ma soprattutto a tanti volontari che mettono a disposizione il loro tempo, la loro creatività, le loro competenze e lavorano e collaborano con Open Biomedical per cercare di creare un futuro migliore per le persone più deboli, ma anche per le persone. Ed è per questo che voglio dire e dare un segnale positivo in momenti come questo. Nel mondo c'è anche tanta gente che vola in alto e spesso sono persone che non si sente parlare di loro, persone anonime, sconosciute. Noi a breve, tra qualche mese, saremo anche in grado di dare una opportunità a Fabia. Infatti stiamo elaborando, sviluppando Fable, che prende proprio il nome da Fabia, una protesi mioelettrica, perché siamo in un paese che c'è anche elettronica, e quindi grazie alla stampa 3D, questo è il primo prototipo stampato di questa mano che a breve potrà aggiungersi a questa splendida ragazza e, perché no, farla sognare, ma soprattutto dare l'opportunità di aiutare tanta gente, perché tutti i nostri apparati devono arrivare alle persone gratuitamente, ma in cambio gli chiediamo una cosa a queste persone: di diventare membri di Open Biomedical, rilasciarci dei feedback costruttivi, perché chi meglio di chi utilizza gli apparati ci può aiutare a migliorarli. Noi non dobbiamo avere la presunzione di sapere cosa è bene o cosa non è bene per gli altri. Li dobbiamo integrare in questa community, perché Open Biomedical è una cosa sola, fatta di tanti volontari, non c'è differenza tra utilizzatori, produttori, realizzatori, comunicatori. Oggi sono qui, ma dietro di me c'è una grande community e tante brave persone. Io direi che, Fabia, noi ti daremo una mano, ma la vera mano ce la devi dare tu.
tu a noi, perché sennò saremo un po' più lenti e invece vogliamo farlo nel più breve tempo possibile. Ho finito. Facciamo un saluto a quattro mani. Ciao a tutti!